Da 10 anni l'estate romana ha un unico punto di ritrovo, lungo il Tevere. Come ogni anno, ritorna la manifestazione punto di riferimento dei romani che prediligono lo svago culturale cittadino, come sempre innovativa e soprattutto gratuita. Tante le novità previste per l'edizione 2011 che sono state presentate in conferenza stampa alla Sala Protomoteca del Campidoglio. Lungo Tevere a Roma, comincia l'estate romana, cosa proponete? Allora, lungo il Tevere Roma è innanzitutto diciamo che è ingresso gratuito, così ci togliamo questa cosa che è importante. E l'ingresso è da Piazza Belli, quindi lato Trastevere, perché c'è un po' di confusione sull'estate romana sul Tevere. La nostra è l'ingresso da Piazza Belli, quindi proprio l'inizio di Via Trastevere, si scende a ingresso gratuito. Ora, una volta che si è entrati, si passeggia per 2 chilometri di banchina che sono totalmente illuminati, totalmente bonificati e messi in sicurezza anche dal personale di sicurezza, 20 persone che stanno lì 24 ore su 24. E si può comprare, perché c'è artigianato, circa una cinquantina di artigiani che espongono e vendono le loro creazioni. Ci sono dei punti di storo, gastronomia, ognuno con la sua tipicità. Abbiamo il Fonclea, che è un locale storico di Roma per i concerti, che d'estate si sposta da noi. E il teatro a Ripa, dove avvengono tutti gli eventi culturali. 60 stand commerciali, 11 punti di ristoro tra ristoranti e wine bar, la nuova sede del teatro a Ripa a Ponte Palatino, lo storico locale romano di musica dal vivo Fonclea, contribuiranno a rendere l'estate ricca di momenti culturali che soddisfano ogni esigenza, tra arte, musica, teatro, ottima cucina e non solo. L'autentica novità lungo il Tevere è lo sport, grazie alla realizzazione di un villaggio dello sport che avrà una madrina d'eccezione, l'oro olimpico di judo Giulia Quintavalle. Per me è un onore essere la madrina di questo evento, ho sempre partecipato da spettatrice ogni anno e quindi oggi essere qua è un grande piacere per me. La novità più forte di quest'anno di Lungo Tevere Roma è sicuramente lo sport. Che cosa offre il villaggio sportivo? Il villaggio sportivo offre questi mini campi, sono mini campi con misure 6x12, e quindi sono dei campi fatti in miniatura, dove si può entrare tutti contornati da una rete, è per quello che la definisco una bomboniera, e dove si può giocare a basket, a tennis, a mini tennis, perché gli spazi sono questi, a volley, a calcetto, a badminton. Tutti sport che comunque sono a disposizione di tutti, ci sono i palloni, ci sono le racchette, ci sono le porte, le reti, quindi chiunque può venire lì e fare uno sport, uno tra un drink e un altro, tra una passeggiata negli stand e una cena, questo è diciamo è un'attività. La cittadinanza inizia a percepire sempre più quella cultura, ma soprattutto quella voglia di pratica sportiva su tutte le discipline, non solo il calcio, col massimo rispetto ovviamente di una disciplina che è molto seguita nella nostra capitale, nel nostro paese. Questo per far capire che Roma 2020 diventa anche un'esigenza, anche se fare e praticare lo sport quotidianamente è un segno tangibile di salute e benessere, fa bene, allontana lo stress, l'obesità e spesso soprattutto anche le varie devianze giovanili che purtroppo nel terzo millennio fanno parte di quelle cose che spesso in maniera negativa leggiamo sui giornali.